sabati santi ci troviamo nella casa, nel casotto di campagna dei nostri coristi Mario e Giorgio, e portiamo avanti questo rito appunto delle glorie e della spersione degli occhi. E quindi l'abbiamo appena fatta alle 11, perché rigorosamente si faceva alle 11. Allora, è una festa rigorosamente laica, che segue parallelamente i riti della Settimana Santa, quindi la Via Crucis, la benedizione del fuoco, la benedizione dell'acqua, la benedizione dell'olio. Cioè, altri riti della Settimana Santa, voi sapete che il giovedì sera si legavano le campane, perché il venerdì santo non si possono suonare le campane, allora venivano legate le campane. Era un momento che concludeva, diciamo, la Settimana Santa, ma il periodo di Quaresima. Era un periodo che si faceva le 40 ore, non so, i più vecchi ricorderanno se bisogna fare 40 ore in ginocchio, se non era un po' una cosa che noi bambini, vi ricordo, era un po' un supplizio, però l'abbiamo fatta e ci siamo ancora, quindi voglio dire, male non ci ha fatto, insomma, ecco. E si arriva così al sabato santo. Il sabato santo si andava a lavorare e alle 11 venivano sciolte le campane. Ci si trovava nelle osterie, nelle campagne, e si faceva un brindisi ben augurale, si facevano le glorie. Ecco, al suono delle campane e del Gloria in Excelsis Dei che si celebrava nelle chiese. Perché si celebrava alle 11 del sabato e non la sera, che sarebbe stato più logico forse farlo alla sera? Perché voi sapete che fino a parecchi anni fa, per fare la comunione bisognava essere digiuni. Quindi si tornava dal venerdì santo, che c'era digiuno astinenza, poi se si doveva far digiuno anche tutto il sabato per fare la comunione la sera, allora si era deciso di farlo alle 11, del sabato, insomma. E quindi alle 11 era glorie appunto, e avanti con questo ritmo. Allora, la Pasqua, voi sapete che arriva grazie, diciamo, al Concilio di Nicea del 325, era stato stabilito che la Pasqua cristiana, per differenziarla dalla Pasqua ebrea, si dovesse celebrare in un'altra data, e si doveva trovare una data. E si è stabilito che cadeva la prima domenica seguente al plediluvio dopo l'equinozio di primavera. Quindi dopo il 1 luglio, che viene dopo il 21 marzo. Quindi ecco, questo cosa succede? Che la Pasqua cade sicuramente in primavera. Primavera, che vuol dire rinascita. Nelle campagne, diciamo, c'è il rigemmogliamento, la fioritura, quindi è una rinascita della campagna. E Pasqua vuol dire anche risurrezione, vuol dire anche rinascita di noi stessi, insomma. Ci si ritrovava durante l'inverno, io ho avuto tanti appunti, insomma, che ecco un po', ci si trovava durante l'inverno a fare dei lavori, i lavori più gravosi, non so, le arature profonde, non so, costruzione dei muretti, rifacimento delle strade, eccetera. Non c'erano come adesso i mezzi grossi, non so, gli scavatori, le ruspe, i trattori. C'erano solo le braccia, quindi ci si ritrovava a darsi una mano un con l'altro, quindi i vicini di campagna si trovavano, non so, un mese da uno o una settimana, quello che serviva. Questo era anche un po' lo scopo, era quello anche di trovarsi, di festeggiare la fine di questi lavori in amicizia e in compagnia, insomma, ecco, questo era un po' anche lo scopo delle glorie. E quindi vi dicevo che primavera vuol dire anche rinascita. Il rito della spersione degli occhi vede protagonista cosa? La nosiola. Da noi qua, nelle nostre campagne, nei nostri paesi, vede protagonista la nosiola. La nosiola è un vino autoctono, sembra sia stato scoperto qua sui monti, sopra Padernione, sui monti di Calavino. E
da altri posti, la spessore degli occhi non è solo qua, era un rito che si celebrava un po' in tutto il Trentino, veniva fatto anche col pianto delle viti, cioè con la linfa, praticamente quando si punta la vite in primavera, scorda la linfa, ecco, veniva fatta la spessione con la linfa col pianto delle viti. Da altre parti usavano anche la rugiada, raccoglievano la rugiada mattutina per fare questo rito. E quindi bagniamo i nostri occhi per vedere meglio, più in là, dentro di noi stessi, per perseguire la nostra felicità, perché questo è un po' il nostro obiettivo terreno, che significa star bene con noi stessi, con gli altri, in armonia con tutta la natura. Ecco, questo è un po' il significato della stazione degli occhi. Allora, quindi passiamo ora proprio alla cerimonia vera e propria. Io vi dico, mi sento poi in imbarazzo perché raccolgo l'eredità di Bettino Morelli, ma cioè io sono, diciamo, nessuno per fare questo. Mi veramente ricordarlo perché è stato un grandissimo personaggio e spero venga, lo ripeto, spero venga degnamente celebrato in Valle dei Laghi. L'aspersione degli occhi è tradizione che ha visto gioire al suono delle campane il sabato santo, il sabato di Pasqua, i nostri avi, i nostri nonni, padri. Padri e genitori, vede gioire noi adesso e vedrà gioire in armonia i nostri figli, i nostri nipoti. Affinché i nostri occhi vedano meglio il Signore, gli altri e la realtà, per buttare le distrazioni e gli affanni ed immergerci nella letizia pasquale, per collocarci al meglio ed operare in umiltà, consapevolezza e letizia, sorretti e fortificati dal vino bianco nosiola, per essere avveduti e generosi, in grado di vedere e fare il bene, di comprendere e navigare nel mondo, partecipi della gloria e gioia pasquale. La Pasqua è risurrezione e rinnovamento, invita a nuova vita in sintonia con il dischiudersi della primavera, nella solidarietà e pace di tutto il creato. Ora riempiamo i bicchieri della nosiola. Spirito, aspergiamo i nostri occhi con la nosiola, celebrando questo antico rito dell'aspersione, inseriamoci nella tradizione che oggi dividiamo affinché abbia a proseguire nel tempo. Ora passiamo vi invito tutti a spergere gli occhi con la nostra. Grazie per aver aderito anche a questa nostra proposta, a questa nostra tradizione che si rinnova. Ora passiamo al rito delle glorie. Ecco, il rito delle glorie prevede poi un brindisi finale. Il brindisi finale però lo faremo, non abbiamo qua il bicchiere, lo faremo di sopra. Però facciamo qua magari la parte istituzionale. Il gloria, rito che si celebrava in concomitanza con l'alleluia e di gloria nel Celsius Deo, che veniva cantato in chiesa, nelle case, nelle osterie e nelle campagne, appena sciolte le campane. Era il segnale della risurrezione di Cristo, al quale tutti davano adesione e piena partecipazione. Il vino dà forza, energia, gioia, entusiasmo, rende amici, dà speranza e rende ottimisti. Allora, noi siamo tutti con il bicchiere, metaforicamente però lo faremo sopra. Brindiamo quindi anche noi, esultando, alzando il calice di nosiola, scambiandoci gli auguri di tanta salute, prosperità, benessere e pace. Auguri a tutti voi. Grazie.